l'isola dell'Orsetto, un'isola soleggiata dal clima tropicale e l'aria fresca che viene dal mare. Un orso pupazzo di nome Octavi suona l'ukulele e beve frullati dolci sulla spiaggia. Vive una vita semplice e felice con i suoi amici e la sua famiglia. Octavi è un orsetto simpatico, molto socievole con tutti. I suoi migliori amici sono Coco, una scimmietta di pezza viola, e Gus, un vecchio gabbiano molto saggio. Quel pomeriggio, mentre sedeva sulla sabbia, Octavi guardò la grande montagna sull'isola ed improvvisamente decise di salire sull'altissima cima per guardare, scrutare, sognare al di là dell'infinito mare blu. Non appena sceso, si avvicina a Coco. «Costruiamo una barca e navighiamo oltre la spiaggia!» Coco, dondolandosi sul ramo di un albero, quasi cadde per la sorpresa, ma non poté far altro che acconsentire, nonostante provò a fargli cambiare idea, passando in rassegna tutti i pericoli in modo un po' ansioso e spaventato. Raccolsero i materiali e costruirono una barca con le proprie zampe. Prima di salpare, Gus ricorda loro che avrebbero potuto affrontare questo viaggio, ma solo con le tre grandi virtù: coraggio, calma e intelligenza. Ed ecco che Octavi e Coco si imbarcarono e, navigando, i giorni si trasformarono in settimane, tempestose tempeste, acque fredde e inesplorate, ma la piccola barca proseguì, guidata dal coraggio e dalla curiosità di Octavi e Coco. Le onde si infrangevano contro la barca fino a quando nella nebbia si scorse qualcosa. Un'isola! Fermiamoci su quella spiaggia! Un paradiso di flora vibrante, cascate e nuovi animali con cui fare amicizia. Attraccarono e furono accolti tra diffidenza e stupore, ma subito la tensione si sciolse e si mostrò un luogo dove i sogni danzavano sulla brezza leggera e si sussurravano storie fantastiche provenienti da ogni angolo del mondo. Le storie della volpe, del tucano, del pinguino nel mezzo dell'oceano. Il cuore di Octavi traboccava di gioia, eppure dal profondo cominciò a crescere un sentimento pungente. Per quanto l'isola fosse bellissima, a Octavi mancava la famiglia e i cari amici dell'isola. Il suo cuore gli suggerì di salutare quell'incantevole terra, sapendo però che questa avventura li aveva trasformati per sempre. Tornato sull'isola, Octavi fu accolto tra le braccia di quelli con cui era cresciuto. Tutta l'isola celebrò il coraggio di Octavi, ascoltando le storie dell'isola fantastica. Lo spirito di scoperta di Octavi aveva acceso una fiamma in ognuno dei suoi amici quando capirono che il mondo esisteva anche al di là dei loro confini. Mentre il sole tramontava sull'isola, Octavi guardò l'orizzonte, orgoglioso e felicissimo per la sua grande avventura.